Tutte le ricerche internazionali, ormai consolidate da oltre 60 anni, hanno dimostrato che le donne al comando hanno una capacità produttiva inconfutabile fino a raggiungere obiettivi di redditualità e di utili ben superiori a quelli degli uomini. Come ben sapete, Confcommercio Imprese per l'Italia gestisce i contratti nazionali del lavoro di tutto il terziario e dei servizi avanzati. Il terziario è il primo settore di impiego delle donne ed è soprattutto il primo settore di autoimpiego delle donne, cioè un settore che vede un'altissima percentuale di imprenditorialità femminile. È ovvio che il nostro contratto e la nostra attenzione come Confcommercio non poteva prescindere dalle necessità e dalle esigenze delle donne lavoratrici. Possiamo dire di aver raggiunto già alcuni obiettivi, alcuni di questi, e li elenco, sono strumenti di conciliazione vita-lavoro quali part-time, part-time post-maternità, banca delle ore, telelavoro, il pacchetto maternità gestito dal Fondo Est e lo smart working. Confcommercio Milano addirittura ha aperto un help desk per far sì che i problemi delle lavoratrici possano essere ascoltati e risolti nell'ambito del lavoro. Noi stiamo mettendo a punto come terziario donna uno strumento completamente innovativo che rilevi non soltanto il dato quantitativo, la radiografia del luogo del lavoro, ma che sia uno strumento di rilevazione del sentiment di relazione sul luogo di lavoro. Per fare che cosa? Per capire non quello che succede, ma il perché succede un certo tipo di fenomeno all'interno di un'organizzazione produttiva. Se io vado soltanto a rilevare le condizioni di lavoro di una lavoratrice in un'organizzazione produttiva, faccio un errore di fondo perché scollego la realtà produttiva dal contesto socio-economico. Io devo essere in grado di capire i bisogni di quella lavoratrice, contestualizzarlo nel luogo in cui lavora, contestualizzare quell'azienda nel tessuto socio-economico che lo circonda. Solo quando ho tutto il quadro completo riesco a dare risposte più adeguate sia a livello normativo che a livello contrattuale. Altrimenti non avremmo, nonostante le leggi e i contratti che pure hanno un'attenzione al lavoro femminile e alla famiglia, non avremmo questo tipo di risultati. Il problema è proprio cambiare approccio culturale, capire i bisogni, capire questi bisogni dove nascono e dare delle risposte che possono essere attuate.